Sì, ho scritto due volte la stessa cazzata. Eccola là. E vai col tango. Fai finito, tutto rotto. Ucci ucci, sento odor de Cristianucci. La sua modalità berserk, diciamo. Con le nostre chiappettine. Ciao rockers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. Siamo addirittura d'arrivo, siamo all'episodio 8, il penultimo episodio, il pre-finale di stagione, e siamo qui per parlarne insieme. Disclaimerino come sempre, parlo dell'episodio con spoiler da subito e potrei fare degli spoiler del gioco, ma solo fin dove sono arrivati ad adattarlo, quindi non vi anticipo quello che avverrà successivamente, facciamo solo delle riflessioni insieme. E utilizzo il gioco come strumento di confronto per analizzare alcuni passaggi dell'adattamento. Vi ricordo inoltre che domani sabato arriva il Top e Flop Oscar Edition seconda parte, dove analizziamo gli altri 4 film che mi avete richiesto di più in assoluto candidati agli Oscar. Se stai guardando questo video nel giorno in cui l'ho pubblicato, oggi ho una promo pampling diversa dal solito e dura solo fino a questa domenica, solo cioè 3 giorni, fino al 12 marzo. Se al checkout inserite il codice VFREESHIP invece del classico VROX, vi lascio sempre tutto in info box, oltre ai consueti pedalini vi regalo anche le spese di spedizione. Esatto, niente spese di spedizione e free pedalino. Se invece dopo tutte ste volte che vi ho parlato delle storie degli altri volete leggerne una scritta da me, beh, potete prendere uno dei miei fumetti. La saga sci-fi 90s, il migliore dei mali, o la graphic novel drama horror al di là di te. Sigla. La scorsa settimana, con la messa in scena del DLC Left Behind, la narrazione ha subito una pausa per dedicarsi al flashback sul retroscena della vita di Ellie dedicato al giorno in cui è stata morsa assieme al suo primo amore Riley. Nel gioco il DLC si gioca a parte dopo aver concluso le vicende principali, ma nell'adattamento secondo me è stato il punto più giusto in cui spezzare, interrompere e inserire il flashback. Per come la serie è stata costruita narrativamente era il momento più adatto. Infatti se fino alla puntata 6 è Joel, la sua vita e i suoi trascorsi ad essere messi di più in luce, culminando con il climax in cui affronta il lutto della perdita di Sara proprio nell'episodio 6, se fino alla puntata 6 è Joel ad avere il ruolo di colui che si prende cura di Ellie, dall'episodio 7 c'è un ribaltamento dei ruoli, già anticipato nella sesta puntata stessa, lì dove Joel rivela le sue vulnerabilità, i suoi punti deboli, che Ellie comincia a colmare, anche solo banalmente prendendo il suo posto durante il turno di veglia notturno, perché lui involontariamente si addormenta per la prima volta. Ma il vero e proprio ribaltamento di ruoli anticipato avviene tra la fine del sesto episodio e l'inizio del settimo, lì dove Joel viene ferito gravemente e da quel momento in poi non è più lui a essere titolare in un certo senso nel ruolo di protettore, di difensore, ma diventa a tutti gli effetti Ellie. L'attenzione si catalizza su di lei ed è quindi il momento giusto per esplorare il suo passato, così come nel primo episodio abbiamo esplorato quello di Joel, che ha fatto parte della premessa drammatica di The Last of Us. Inoltre il ferimento di Joel determina uno stop della storia, uno stop del percorso, del viaggio, del cammino verso il luogo di destinazione, sia letterale, verso il covo delle luci, sia metaforico, perché uno dei personaggi principali è sospeso in un limbo tra la vita e la morte e non può proseguire quindi il suo arco narrativo. Ed è in questo stop che si posiziona perfettamente, quindi Left Behind, è un momento in cui ha senso fermare. È in questa pausa che ci prendiamo un tempo per scoprire qualcosa di più su Ellie, della cui background story finora in effetti sapevamo meno rispetto a quella di Joel, nonostante il più riservato tra i due sembrava essere lui apparentemente. Questo discorso ve lo riprendo qui, nonostante faccia parte della scorsa puntata, sperando che sia magari uno strumento utile, perché scorsa settimana l'ho dato un po' per scontato e invece poi ho notato alcune persone confuse nel vedere posizionato il DLC proprio a questo punto della narrazione. Spero di avervi dato degli spunti per capire la motivazione. Nella puntata 8 invece si torna in carreggiata, si torna a dove eravamo rimasti e quindi ad Ellie nel suo nuovo ruolo ribaltato di protettrice che sta cercando di prendersi cura di Joel, sta tentando un po' alla cieca purtroppo di salvargli la vita. Joel in questo frangente è completamente assente perché è incapace di dare anche solo un minimo segnale che possa infondere ad Ellie un po' di speranza nella sua sopravvivenza, perciò per lei è particolarmente duro questo momento. Capiamo infatti che la ferita di Joel si è infettata, sebbene ricucita la lesione è gonfia e la fronte sudata di Joel, che Ellie continua a toccare nervosamente per verificarne la temperatura, ci fa capire che l'uomo deve avere proprio una febbre da infezione in corso, ecco. Fanno grande tenerezza le scene in cui questa bambina, questa ragazzina con queste manine piccoline che cerca disperatamente di idratare il
padre, diciamo, bagnandosi le dita e gocciolandogli proprio tra le labbra un po' d'acqua, oppure gli poggia un cubettino di cibo sul bordo della copertina nella speranza che lui reagisca, che si nutra, o ancora si accuccia a un certo punto a lui cercando un conforto che lui non le può dare in quel momento. Ecco, se avete un cagnolino o un gattino, un animaletto domestico, forse avrete fatto caso a come vi si accoccolano quando state poco bene, per confortare un po' voi e un po' se stessi. Ecco, hanno un modo di accucciarsi che è diverso rispetto a quando lo fanno, per dire, quando state bene. Secondo me Bella Ramsey in quel momento trasmette proprio quella roba lì, non lo so, sembra Simba che cerca di svegliare Mufasa dopo che è stato travolto dalla mandria. È una scena che fa venire davvero un cuore piccolo piccolo, soprattutto perché contrasta con il carattere ferreo, risoluto, energico, vivace, anche a volte duro che di solito ha Ellie, o che magari vuole ostentare in alcune situazioni. Una cosa però è certa, nonostante tutto Ellie non è una che si perde d'animo. Nella scorsa puntata ha letteralmente ricucito Joel con ago e filo, resta al suo capezzale facendo dei tentativi per rianimarlo in qualche modo e decide a un certo punto di uscire per procacciare del cibo fresco. Ma è qui che incontra David. Ecco, nel gioco va più o meno così, i dettagli di acqua, pezzetti di cibo, sughe aperte, accucciamenti non ci sono in realtà, ma passiamo, diciamo, dall'essere riusciti a mettere Joel a riparo in una casa abbandonata al gettarci nelle strade innevate e incappare in David dopo aver cacciato il cervo. Corretto gestirla in questo modo nel gioco perché giochiamo in prima persona in questa fase in particolare, con Ellie appunto c'è uno switch dato che Joel è fuori uso, no? E quindi non possiamo sapere che stiamo per incontrare David e quando lo incontriamo, non possiamo sapere chi è, da dove viene, cosa fa, cosa vuole, eccetera. Nella serie invece, come è più corretto che sia per l'adattamento al mezzo audiovisivo, la puntata si apre proprio su David. È necessario che ci venga dato un contesto. Qui David è interpretato non da Troy Baker, come mi ero fatta ingannare dai siti disinformati, ma da Scott Shepherd, un attore principalmente noto al teatro, ma che potreste ricordare anche in X-Men Dark Phoenix o Il Camino, il film di Breaking Bad. Ma quindi Troy Baker interpreta James, fa questo cameo in cui è un braccio destro di David, è l'uomo che viene ucciso a colpi de mannaia da Bella Ramsey quando la tirano fuori dalla gabbia, per intenderci, quello che viene mandato a prendere la penicillina per Joel da David. So che per chi non ha giocato al gioco non significa molto ovviamente, ma penso che per noi altri sia stato piuttosto emozionante vedere sullo schermo, proprio in carne ed ossa e nella serie TV di The Last of Us, l'attore che ha dato i movimenti e la voce in originale al Joel con cui ci siamo identificati durante tutto il gameplay, il personaggio che abbiamo mosso minuto per minuto e che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine. Non vedo l'ora a questo punto di vedere Ashley Johnson, la voce di Ellie, nel suo cameo del prossimo episodio. Come vi è sembrato Troy Baker? Che sensazione vi ha fatto? A me è piaciuto molto, secondo me anche se ha avuto un ruolo molto limitato, però si intuisce subito che è davvero un bravo attore. Tornando a David, anche se i colori di Shepherd sono più chiari rispetto a quelli del character design originale del videogioco, secondo me Shepherd è un'ottima scelta di casting. Riesce a dare al personaggio la giusta caratterizzazione subdola dalla natura ambigua e ingannevole che ha David e ha anche un physique de role azzeccato. Il suo è l'aspetto di un uomo innocuo che però ha sia dei lineamenti gentili, colori chiari, arcata sopraccigliare spiovente, aspetto comune, sia dei lineamenti anche sinistri al tempo stesso, se consideriamo come viene percepita la quasi totale assenza di sopracciglia. Pensate anche a quanti ruoli da personaggio negativo o ambiguo sono stati proposti a Matt Smith rispetto a quelli da personaggio positivo. Un volto senza sopracciglia sembra quasi illeggibile, come se non potesse essere esplicitamente espressivo, e quindi suggestiona la sensazione di una persona, non lo so, enigmatica, di cui non riesce a leggere le intenzioni, e sembra quindi minacciosa. Ovviamente, raga, stiamo parlando in termini di codici audiovisivi, Questa ambiguità David ce la trasmette anche proprio nell'agire, perché passa da momenti in cui è calmo, è pacato e usa un tono di voce gentile a improvvisi scatti violenti, come quando ad esempio schiaffeggia la figlia di Alan, facendola addirittura cadere dalla sedia. David, se non vado errata, nel gioco ci viene presentato inizialmente come il leader di questo gruppo di superstiti, ma senza nessun'altra connotazione, tantomeno religiosa. Nella serie invece si sceglie di dargli una caratterizzazione più forte e molto specifica. Si presenta infatti come un ex insegnante scolastico e attuale leader predicatore della sua piccola comunità. Insomma, è passato da un ruolo di guida, quello dell'insegnante, a un altro, quello del predicatore, scoprendo Dio dopo la pandemia e adattandosi ai tempi. Ma perché aggiungere
aggiungere questi due dettagli. Sono sostituibili, cioè se faceva il macellaio ci stava lo stesso, no? Visto che sappiamo anche che fa a pezzi le persone per darle in pasto alla sua comunità. Però non proprio, secondo me è stata una scelta molto consapevole. Infatti quello di insegnante e quello di predicatore cristiano sono due ruoli che scelgono per potenziare il senso di inquietudine che deve trasmetterci David. David infatti ce le ha proprio tutte, perché oltre a suscitarci orrore quando scopriamo il suo lato cannibale, il fatto che somministra la comunità quasi del tutto ignara i cadaveri della comunità stessa fatti a spezzatino, è anche un pedofilo. E cosa c'è di più inquietante dell'idea di una persona in un ruolo di autorità che ha a che fare con dei bambini come l'insegnante, nel momento in cui quella persona è un predatore sessuale attratto dai minorenni? Che cosa c'è di più inquietante e tristemente reiterato di una persona che assume il ruolo di guida religiosa nascondendo dietro alla facciata liturgica e salvifica vicina al divino una natura da predatore sessuale attratto dai minorenni? L'insegnante e il predicatore sono due ruoli che per definizione dovrebbero essere rassicuranti, dovrebbero essere una guida, accoglienti, dovrebbero essere degni di fiducia. Cosa c'è di più inquietante e ingannevole nel sapere che a ricoprirli è invece una persona che ha delle pessime intenzioni? David forse è il personaggio più spaventoso che abbiamo incontrato finora. Non ha niente che gli dia una dimensione di umanità. È un predatore ferato da ogni direzione. È infatti un cacciatore che va a caccia di Joel per vendetta con la sua squadra, facendo in modo di seguire le tracce di Ellie. È un predatore che possiamo solo immaginare quante volte pre-pandemia ha circuito i suoi alunni, come ora circuisce Ellie. È un predatore che fa dei corpi dei suoi concittadini carne da mangiare. E i predatori sono spesso insospettabili perché sono spesso dei manipolatori. Se poi hanno un funzionamento psicopatico, incapace di empatia e con una reattività alle emozioni forti molto misurata, se hanno anche un funzionamento organizzato e non disorganizzato, è probabile che riescano a ricoprire facilmente anche dei ruoli di rilievo, di responsabilità e di leadership, proprio come David. In questa figura di David si concentrano in modo quasi teatrale, quasi drammaturgico, i mali tra i più spaventosi. È uno spauracchio, è un mostro, è un orco cattivo. Pensate alla scena in cui si aggira nell'edificio in cerca di Ellie, chiamandola con quella specie di cantilena, con quelle minacce cantilenate, che ci manca poco che non dica "ucci ucci sento odor de cristianucci" mentre la cerca. Quella scena è un altro dei momenti horror che ogni tanto lo show ci ha riservato, dove questo orco, questo diavolo, perché c'è tutto intorno a loro che è in fiamme come in un inferno, cerca di predare il corpo e l'anima della nostra eroina. David è uno spauracchio terrorizzante, quasi grottesco nel suo essere un'incarnazione del male senza ritorno, senza salvezza, senza redenzione, senza giustificazione. Perché lì dove a Kathleen viene dato anche un lato umano, seppur distruttivo, seppur non giustificato, nel suo agire per una vendetta che scaturisce dal dolore però della perdita di un fratello, quindi ci può essere comunque una dimensione di comprensione da parte del pubblico, di empatia da parte del pubblico verso il dolore di quella persona, nonostante poi la non giustificazione nelle sue azioni e il personaggio di Kathleen ha un finale punitivo. Per David invece, ad esempio, la vendetta in nome di Alan non è legata a un dolore emotivo interiore come per Kathleen, ma è solo una strumentalizzazione del dolore di qualcun altro, è solo una scusa per essere violento, per essere predatore, cacciatore. Vi ricordate quando scorsa settimana per l'episodio 7 parlavamo della natura manipolativa del love bombing subito da Ellie e Riley per far sembrare loro la scelta dell'arruolarsi con la Fedra o con le luci una buona idea? A Riley era stato offerto un senso di appartenenza e una valorizzazione da parte delle luci, ed Ellie invece era stata incensata dall'ufficiale della Fedra. Vi ricordate che le aveva detto, ve lo parafraso un po' per riassumere, sei una leader nata, sei più intelligente degli altri, ti aspettano grandi cose, eccetera eccetera. Ecco, a un episodio di distanza noi ritroviamo lo stesso tipo di love bombing manipolativo, ma qui non per scegliere una fazione, diciamo, per cui combattere, per cui mettere a repentaglio la propria vita, ma al servizio di una predazione sessuale. Mi riferisco chiaramente alla scena in cui Ellie è stata imprigionata in gabbia da David, che le dice: tu sei una leader
dannata, e aggiunge: mi ricordi me da giovane, per questo non ti sto uccidendo, mi serve un'amica intelligente che mi capisca, pensa alle cose che potremmo fare per questa comunità se tu ti affianchi a me, insieme io e te, e via dicendo. Qui suona molto ma molto disturbante, sentite la dissonanza in questa occasione. David non sta dicendo niente di oggettivamente brutto ad Ellie, ok? Anzi, il problema è il contesto, perché il contesto è tutto in queste occasioni. Se una persona rivolge queste parole a una sua pari, di solito tendenzialmente non c'è un sottotesto disturbante, perché è una sua pari. Ma se è una persona adulta, in questo caso un uomo adulto, a rivolgersi così a un bambino o a una bambina, diventa disturbante, perché un bambino non è un pari di una persona adulta. Trattarlo come tale, responsabilizzarlo come tale, è una manipolazione che serve a normalizzare probabilmente gli abusi che stanno per susseguirsi. Frasi come queste, e come sembri più grande dei tuoi compagni, sembri più intelligente di loro, sono atte a lusingare, ma al tempo stesso ad allontanare il minore dai suoi coetanei e a metterlo nella condizione di sentirsi un pari dell'adulto. E se è al pari di un adulto, avrà la percezione di avere le stesse responsabilità nelle proprie azioni, di essere complice dell'altro, e l'abuso verrà percepito quasi come consensuale, anche se in realtà non lo è. Un atto esclusivo che l'adulto dedica solo a te perché sei migliore degli altri. In realtà intrappolando il bambino in un ciclo di malessere e senso di colpa senza via d'uscita. Badate, questi meccanismi succedono anche tra adulti, lì dove magari non c'è una disparità di età, che comunque una disparità di età è una disparità di ruolo di potere, ma c'è magari solo una disparità di ruoli di potere. Vabbè. Ad ogni modo io ci ho un po' provato a raccontarvi così un po' alla bene e meglio, giusto per darvi un'infarinata e aprire questo tema, questo discorso. Poi se volete aggiungere altro, sicuramente è molto più complesso di così come l'ho provato a spiegare io, ecco. Torniamo alla parte in cui David insegue Ellie in fuga. È sicuramente molto angosciante nella serie, ma per la prima volta da quando analizziamo insieme questa serie vi dico che la sequenza da quel momento in poi fino alla fine della puntata per me ha perso di potenza l'adattamento audiovisivo. È chiaro che mi aspetto un coinvolgimento diverso di tutta la parte in cui Ellie è in fuga da David. Ovviamente nel gioco quella roba la fai in prima persona nei panni di Ellie, dura molto più tempo e hai una percezione decisamente più ansiogena, perché sei tu in prima persona, sei costretto tra l'altro a giocarla stealth e a non farti beccare, perché l'unica speranza di sopravvivenza che hai è attaccare David alle spalle, è l'unico modo per sconfiggere questo boss, diciamo, è l'unico modo che hai per andare avanti nel gioco, nasconderti e riuscire a sorprenderlo alle spalle, perché prendendolo di petto, che ne so, come un gioco è qualunque, David invece riesce sempre ad avere la meglio su di te e c'è il game over. Dopo che sei stato Joel John Wayne, no? Fino a pochi minuti prima di gioco, il gioco ti fa vivere tutto questo improvviso senso di impotenza, di che significa sentirsi un ragazzino piccolo davanti a un adulto pericoloso, minaccioso, violento. Secondo me il problema infatti non è tanto nella differenza di crescita della tensione nella scena stealth, diciamo, quanto il rilascio di quella tensione. La parte in cui Ellie ha la meglio su David e gli fracassa finalmente la testa, secondo me quella roba lì ancora funziona. È molto liberatorio, anche per il pubblico è un momento molto liberatorio, incarna in un certo senso la furia dei survivor contro gli abuser ed è un momento molto potente. Ma secondo me si fredda un po' troppo presto, perché nel gioco è qui, è ancora in questo momento, mentre lei sta fracassando il tizio, che arriva Joel. Mentre nella serie Ellie si ferma da sola, esce dall'edificio e incontra Joel nella neve. La reunion è carina, ma secondo me è un po' più algida rispetto al gioco. Questo per Ellie è un momento di grande deflagrazione emotiva dopo un accumulo di paura, tensione, terrore in crescita esponenziale da quando Joel è stato ferito. Nel gioco Ashley Johnson e il suo alter ego di Pixel si lasciano andare a questo pianto liberatorio, si stringono proprio a Joel con questa disperazione, mentre lui si mostra molto consolatorio. È un momento molto importante per questi due personaggi, per quello che è stato il loro rapporto fino a quel momento, ma anche per il giocatore che finalmente rilascia la tensione assieme ad Ellie e rivive quel conforto infantile in senso neutro, in senso tipico dell'infanzia, di quando siamo stati bambini, magari spaventati ed estranei al mondo, e abbiamo trovato quel sollievo
quasi primitivo, quasi ancestrale, nell'abbraccio del genitore, nell'abbraccio benevolo di una madre, di un padre, di una figura genitoriale alternativa. È un po' come quando, per esempio, la regia indugia su quel sospiro liberatorio di Riley in Inside Out, quando riabbraccia i suoi genitori alla fine del film, non so se ve lo ricordate. Quel tipo di conforto quasi disperato. Secondo me stavolta nel gioco questa roba arriva molto di più, perché si indugia proprio su questo momento, mentre nella serie, non lo so, è un po' buttato in un certo senso, forse fin troppo rapido, però possiamo sicuramente dire che c'è un intento di potenziarlo, ecco, fatto in un altro modo. A questo punto della storia, infatti, nel gioco, Joel è da un pezzo che chiama Ellie con il soprannome affettuoso di piccola, inteso in un senso paterno, come a dire piccina, bambina, bimba mia. Invece nella serie Joel, prima di questo momento, non l'ha mai fatto. Questa nella serie è la prima volta che lui si rivolge a lei con un atteggiamento e dei termini così affettuosi. Anche questo fa un certo effetto, no? Però non lo so, a me sarebbe piaciuto di più se ci si fosse concentrati sul rilascio della tensione di Ellie. Chiuso tutto il discorso sul ruolo di Ellie in questa puntata, c'è un'altra roba fondamentale che ci portiamo a casa dall'episodio e riguarda Joel. Un aspetto su cui dovete fare molta, molta attenzione, secondo me. È dalla prima puntata che vi invito a far caso alle scelte di Joel, ai suoi atteggiamenti, al tipo di persona che rappresenta, al netto però di tutta la romanticizzazione delle sue vulnerabilità e del suo lato scorbutico ad eclissarle, no? Quella è tutta la parte che ci serve ad affezionarci a lui, a umanizzare il personaggio, a comprenderne le motivazioni e via dicendo. Ma c'è un aspetto di Joel su cui continuano a insistere costantemente sin dalla prima puntata, ed è il suo egoismo. Beh, ma come? Ma ormai abbiamo visto, Joel è così affezionato a Ellie, si è speso per Tommy, sta facendo tutto questo viaggio per la memoria di Tess, è un uomo generoso, altruista, sotto la scorza, però insomma. Sì, ma secondo me dipende dal punto di vista con cui osserviamo questa caratteristica di Joel. È così, ma diciamo, se sei nel suo cerchio della fiducia. Sin dall'inizio ci fanno vedere un Joel che lì dove Tommy e Sara nella prima puntata vogliono caricare in macchina la famiglia con un bambino disperata che chiede l'autostop in fuga dalla città, lui invece si oppone. Ma hanno un bambino, dice Tommy, e Joel, anche noi, troveranno qualcun altro. Lo sentite il lato scuro dell'antieroe? Più volte è stato detto tra l'altro che Joel, ok anche Tess, hanno fatto cose terribili in passato, cose di cui pentirsi veramente molto. Joel lo abbiamo visto uccidere a pugni un soldato della Fedra sotto agli occhi di Ellie, mentre stava simbolicamente rimettendo in scena inconsciamente il dramma di non essere riuscito a proteggere Sara, in un'occasione molto simile. In questa puntata torna prepotente quel lato oscuro di Joel. Lo vediamo infatti di nuovo nella sua veste più feroce, più ferina, più bestiale, più disumana. Rivediamo la sua modalità berserk, diciamo. Guardate, arrivati a questo punto, Joel che cosa è disposto a fare per Ellie. Guardate come quella roba del non prendere in macchina la famiglia disperata è degenerata un trauma dopo l'altro, perché è degenerata, Joel è sempre stato così, ci vogliono dire, però è peggiorato, diciamo. Guardate la sua bestialità per trovare Ellie, come la regia indugia e dedica un'intera scena a ricordarci l'uomo violento che alberga in lui, capace di torturare a sangue freddo gli uomini di David, massacrarli fino a ucciderli senza un bagliore di pietà negli occhi. Noi siamo dalla sua parte. Però pensate bene a quello che sta facendo Joel. Vi sembra il comportamento di un eroe positivo? Hugh Jackman era chiamato a fare la stessa cosa, con la stessa bestialità, in nome della figlioletta rapita nel magistrale thriller Prisoners di Denis Villeneuve. Lì dove torturava e seviziava Paul Dano nella speranza di farsi dire dov'era la sua bambina. In quel modo è come se si mettesse in scena la ferocia animale del genitore. Se vi ricordate Prisoners, però, vi ricorderete anche che Hugh Jackman non ne esce benissimo, che c'è un risvolto punitivo per lui e che il suo personaggio improvvisamente non è più l'eroe della storia come ci siamo ingannati a credere dall'inizio. Voi siete sicuri che Joel è l'eroe in questa storia? Ne parliamo la prossima settimana. Bene, Rockers, ho finito, adesso tocca a voi. Fatemi sapere tutto quello che avete pensato di questo episodio. Fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi ha convinto. Fatemi sapere altre cose che avete notato, insomma tutto quello che volete. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con me. Se siete arrivati fin qui, e spero che ci siate, lasciatemi l'emoji della bistecchina per ricordarci che David quelle bistecchine le avrebbe fatte volentieri con le nostre chiappettine. Ai prossimi appuntamenti, ciao!